Dopo Torino e Milan è la volta di Catania. Nel capoluogo etneo Nicola Legrottagli, difensore rosso-azzurro, racconterà ai catanesi la sua esperienza con Dio. Lo farà attraverso una serie di incontri già svolti precedentemente a Torino durante la sua militanza nella Juventus e a Milano quando indossava la maglia rossonera. L'iniziativa si chiama Missione Paradiso, prenderà il via il prossimo 19 marzo e ogni lunedì alle 20 proseguirà nei saloni delle ciminiere. Gli incontri organizzati in collaborazione con la provincia regionale etnea sono gratuiti e aperti a tutti. Legrottagli, convertitosi nel 2009 al cristianesimo abbracciando il movimento evangelico, incontrerà coloro che desiderano realizzare un percorso personale che li porti direttamente a conoscere e a incontrare Dio. Racconterò quanto è bello essere trasformati dall'amore di Dio nella vita. Quello che è successo a me sei anni fa, ecco, vorrei raccontarlo a tutti perché è veramente una medicina, è un toccasana per il cuore, per l'anima, per lo spirito e per il corpo. È impossibile non poter dare e trasferire quell'amore che ti ha riempito agli altri. È troppo bello, è una cosa che comunque ti cambia veramente il modo di pensare. È come se da un giorno all'altro tu capisci qual è il vero scopo della tua vita. Secondo lei, chi parteciperà a questi incontri sarà attirato più dal fatto che lei è un beniamino del calcio o dalla sua esperienza di fede? Io ovviamente per esperienze passate, tanta gente è venuta per curiosità, tanta gente è andata via, non è più tornata e altra gente è rimasta. Io farei questa serata il lunedì anche per una sola persona.